benvenuti a Regina Hotel Baglioni. Titi, questo è un hotel che si può definire magico. Siamo nel pieno centro di Roma, via Veneto, qui è passata la dolce vita. Ce la puoi raccontare un po'? La magia di questo albergo, secondo me, dipende molto dalla proprietà, perché la famiglia Polito e il commendatore, la signora Polito, che si occupa dell'arredamento, hanno lavorato moltissimo sull'ospitalità, e quindi non è importante il numero di stelle, ma è importante l'accoglienza. Qui i clienti si sentono a casa e quindi ritornano perché sono felici di ritornare a casa, e questo è lo stile di tutti gli hotel Baglioni. Quanti sono in tutto? In tutto sono 9 al momento: Italia, Francia e Londra. E poi ci sarà un'apertura a maggio nel prossimo anno a Marrakech, e ci sono in previsione altri alberghi nel giro di pochi anni. Chef, Roma significa anche cucina italiana, naturalmente alta cucina italiana, cucina mediterranea e gusto internazionale. Come riusciamo a conciliare queste tre cose? Sì, la mia filosofia di cucina è la interpretazione della cucina classica in versione moderna. Logicamente prediligo la materia prima del posto e quindi anche i piatti locali reinterpretati in versione moderna. Vedi lo spaghetto alla carbonara, noi abbiamo fatto la versione spaghetto carbonara di mare. La matriciana diventa matriciana di polipo, sempre con l'aggiunta del pecorino romano locale, ed altri piatti che possono essere i ravioli alla cacio e pepe con l'aggiunta di guanciale croccante. Fare l'executive chef di un grande albergo 5 stelle lusso vuol dire avere più di un ristorante in realtà, perché c'è anche il servizio in camera, c'è il servizio sul roof, c'è, diciamo, questa terrazza. Voi tra l'altro siete uno degli alberghi più alti di Roma, questa terrazza, questo roof garden che guarda a 360 gradi la città, e c'è qualcuno che naturalmente vuole mangiare lì, o anche uno spuntino, un panino, eccetera. Ecco, i gusti quindi sono diversi dal grande ristorante al piccolo spuntino. Come vogliamo raccontare anche questa esperienza? Sì, noi abbiamo diverse realtà all'interno dell'albergo. Ci dobbiamo occupare del room service, diciamo del bar Brunello, e anche appunto della terrazza, vista la posizione. Molti clienti, ecco, preferiscono consumare uno spuntino all'ottavo piano. Può essere uno snack o un light lunch, ecco. Può anche essere un banchetto di diverse persone, fino a 50 persone la capienza della sala. Quindi un ristorante che può andare avanti anche 24 ore su 24. Quanti siete come brigata di cucina, e cosa consiglia lei ai giovani che vogliono intraprendere questo mestiere? Allora, la nostra brigata è composta da 10 persone attualmente, visto l'alta stagione. Sicuramente non deve mancare la passione, lo spirito di sacrificio e tanta tanta volontà.
Direttore, in alcuni alberghi si entra per sognare e qui siamo nel cuore della dolce vita romana. Ecco, raccontiamola un pochettino a chi ci sta vedendo in questo momento. Ma la fortuna nostra ovviamente è una posizione molto molto fortunata nel cuore di Via Veneto, dove è la strada che ha fatto sognare tante generazioni dagli anni 60 ad oggi, quindi ovviamente siamo forti di questo. Noi come albergo rispettiamo il nostro passato e cerchiamo di valutarlo e anche ovviamente ci rivolgiamo verso il futuro, quindi un albergo che rispetta le tradizioni però con quelle che sono le innovazioni di oggi. Qui dietro c'è Villa Borghese, il centro è a due passi, anche a piedi c'è la metropolitana, c'è tutto, però c'è anche una vista a 360 gradi su Roma. Voi siete uno dei pochi hotel che ha 8 piani, penso che siate forse l'unico, e poi tanti clienti internazionali che vengono da tutto il mondo, e forse quest'anno sono tornati anche gli americani. Questa è una notizia che fa tutti felici, è vero, quando ritornano gli americani vuol dire che le cose si stanno riprendendo, perché loro sono i primi, diciamo, quando le cose vanno bene o quando le cose vanno male, a muoversi o non muoversi, quindi questo senz'altro è un segnale molto forte per tutti quanti. Ritornando a quello che diceva lei, è vero, siamo uno dei pochi alberghi, e non tutti lo sanno, con una vista a 360 gradi sulla città di Roma. All'ottavo piano abbiamo la nostra suite penthouse con un terrazzo enorme, con un bellissimo jacuzzi dove ci si può rilassare, leggere un bel libro, altrimenti godersi un tramonto con la vista più bella e magica di Roma, è vero. Questo è un hotel che ha una grande poesia, siamo quasi di fronte all'ambasciata americana, la zona dei grandi alberghi, qui sono passati anche molti VIP. Tanti VIP dai primi giorni quando abbiamo aperto le nostre porte, quando è stata la residenza della regina Margherita, mentre appunto stavano costruendo il suo palazzo che è di fronte a noi, che oggi è l'ambasciata americana, ma lei è soggiornata per diversi anni con noi e grazie a lei poi ci ha dato il permesso di usare il suo nome. Ai giorni d'oggi preferisco non parlarne troppo per discrezione, però è vero, si vive una magia in questo albergo, e quello che io dico a tutti, gestire un albergo è come essere in un teatro, no? Quindi la vita cambia, la vita vive, e la vita vive anche delle esperienze che i numerosi e diversi ospiti riescono a portare dentro questo albergo, quindi ci arricchiamo tutti quanti ed è, come dire, una vita in continuo mutamento, con un'energia che si sente e si rinnova tutti i giorni.